sono sempre di denuncia sociale con dei temi molto forti, molto importanti, però con un ritmo dei ritornelli molto più leggeri, molto più radiofonici. Non hai paura, non temi che magari il messaggio possa passare in secondo piano per la leggerezza del ritmo? Io credo che quando parti con una canzone e dici in questi giorni ero un po' triste, ho fumato un po' di più, mi sono fatto due risate con la politica in TV, credo che fondamentalmente già questo dirà tutto del brano. Non ho assolutamente paura perché, anzi, questa qui secondo me è ancora più dura delle mie altre canzoni. Poi la melodia è qualcosa ovviamente che prevale, però sicuramente il testo è la cosa fondamentale di questo brano, perché a parte l'energia che ci metto io mentre lo interpreto, è proprio il testo la chiave di questo brano, perché senza questo testo non ci sarebbe la melodia e di conseguenza non ci sarebbe la musica. E non ho paura perché sono un po' come Metro James, che abbiamo tutti avuto il piacere di incontrare e di conoscere questi giorni, che praticamente è un rapper pop. In tra virgolette, lui ha fatto l'ultimo album, Metro James, che ho avuto il piacere di ascoltare, metà pillola rossa e metà pillola blu. E quindi di conseguenza nella pillola rossa c'è la parte pop e nella pillola blu, o viceversa, non lo so, c'è la parte rap. Quindi lui si suddivide tra me e Altri 10 anni, scusami. tra l'altro 10 anni, una certezza che ho è che avrò 31 anni, quindi di conseguenza mi angoscia pure pensare che devono passare altri 10 anni, perché 31 anni sembra che ci arrivo adesso, molto onesto, non per peccare di superbia, però mi sento maturo, perché da Sanremo di 2 anni fa sembra che sono già passati 5-6 anni, in realtà era 2 anni fa e siamo ancora qua. E quindi fra 31 anni mi immagino comunque sempre con un microfono in mano. Pure se non avrò più il microfono in Nell'ambiente mano, mi immagino musicale. sempre l'ambiente musicale, che è l'unica cosa che so fare, a parte fare il pescivendolo. Dicevo, però non c'è una linea di Scusami, mezzo. Rocco.